Siamo gli alunni della 4a e 4a C dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Fondi. Guidati dai nostri insegnanti, ci siamo impegnati a sviluppare questo progetto meraviglioso su un personaggio della nostra terra, Papa Sotero. Ora vi esporremo tutto ciò che abbiamo scoperto su questa grande personalità. È vissuto Sotero? Ci troviamo nel secondo secolo, quando Fondi è un territorio campano. Il suo nome è di chiave origine greca. Ha avuto un maestro che l'ha ispirato e indottrinato? Si è formato agli insegnamenti di Epafrodito, vescovo di Terracina. Si ha testimonianza di ciò nella lettera di San Paolo ai Filippesi. Straordinaria questa fonte! Volevo sapere, per quanto tempo ha rivestito la carica di pontefice? Per ben 9 anni. Che cosa ha fatto di tanto speciale? La Chiesa delle Origini lo ha definito il Papa della Carità. Quindi, donava i soldi ai poveri? La sua carità non si riduceva solo all'elemosina, ma lui stesso incontrava personalmente i più deboli, i carcerati, i perseguitati. Sempre cugino di Papa Francesco. I poveri, i poveri! La sua visione dell'uomo è proprio ampia. L'uomo è spirito e carne e va aiutato nella sua interezza. Solo al suo pontificato ci sono state delle persecuzioni? Le persecuzioni sono iniziate con Nerone, ma al tempo di Sotero ha fatto la sua parte Marco Aurelio. In tante parti del mondo ci sono ancora oggi. In questo percorso, quante parole nuove sono emerse? Sotero Salvatore, Soteria Salvezza, quindi Sotero Uomo di Salvezza. Poi la parola eresia. Pontefice, Papa Empatia. Quali insegnamenti ci ha dato Papa Sotero? Lui ha speso la sua vita non per la gloria personale, ma si è messo al servizio degli altri. Oggi avremo proprio bisogno di recuperare la lezione di Papa Sotero per iniziare a costruire la civiltà dell'amore. Ragazzi, è meraviglioso scoprire come dietro un monumento si nasconda un mondo. Potremmo affermare che le pietre parlano. È proprio così, le cose antiche racchiudono le vicende dei secoli e ci invitano a riscoprire personaggi che hanno segnato la storia e che ora sono caduti nell'oblio. Come il nostro Papa Sotero. Pensate un po', dentro quel busto argenteo che abbiamo visto in chiesa e di cui non sapevamo l'esistenza, ci potrebbero essere i frammenti ossei del corpo di San Sotero, le sue reliquie. Un Papa di Fondi, ci rendiamo conto? Sotero ha avuto come maestro Epafrodito, che Paolo nomina in una delle sue epistole. Forse non comprendiamo abbastanza quello che stiamo scoprendo. Epafrodito fu uno dei 72 discepoli di Gesù. Quindi Sotero si inserisce in quella radice del primo cristianesimo. Le nostre radici sono davvero profonde. Questo per noi è un privilegio, ma anche una responsabilità. Perché affermi questo? Il privilegio è qualcosa che ci onora. Sotero dà lustro a tutti noi e alla nostra terra. Ma ci lascia pure una responsabilità. Bisogna essere degni di portare avanti il suo nome e il suo operato. Noi però, nel nostro piccolo, ci stiamo già provando. Abbiamo già ricercato le notizie e immagini su antichi libri e su internet. A scuola stiamo imparando a sistemare tutte queste informazioni e a farle parlare. Speriamo che pure i grandi si ricordino di San Sotero Papa, anche dopo i festeggiamenti in suo onore. L'altro giorno, mentre parlava a mamma di Papa Sotero, lei ha affermato che Papa Francesco è davvero speciale, perché è innamorato dei poveri. E tu, cosa le hai risposto? Mamma, voglio dirti solo questo. L'amore che Papa Francesco ha verso i più deboli non l'ha inventato lui. Già Papa Sotero nel secondo secolo andava ad abbracciare i carcerati, i perseguitati e i poveri. Cosa ti ha risposto dopo? Non sapevo tutte queste cose su Sotero, devo ammetterlo. Abbiamo anche ampliato il nostro lessico. Alcune parole sembrano di un'altra lingua. Come eresia, dottrina contraria alla vera fede. Oppure dogma, cioè una verità di fede che non deve essere dimostrata dalla ragione. Oppure ancora scisma, che sta a significare una separazione all'interno della Chiesa.
Ho un'altra parola, quasi incomprensibile, diaconia, cioè il servire. Il Papa è innanzitutto un servitore. Papa Sotero si faceva aiutare dalle diaconesse a servire la messa. Oggi ci sono i chierichetti maschi e femmine, quindi pure su questo fatto ha anticipato i tempi. Possiamo definirlo così, un Papa antico con il vizio del futuro. Grazie Papa Sotero per tutto quello che ci hai voluto trasmettere. Anche noi vogliamo impegnarci, proprio come hai fatto tu, a spendere la nostra vita per gli altri.